Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate la mia voce, sono un po' raffreddata purtroppo, quindi sarò un po' più fastidiosa del solito. Però ci tenevo tanto a parlare di questo argomento, visto che in queste settimane se ne è parlato tanto e per dare anche, diciamo, la mia esperienza, visto che io ci sono passata personalmente tramite il processo di cittadinanza italiana. In questo video parleremo sia della cittadinanza italiana, sia della mia esperienza con la cittadinanza canadese, visto che ho anche quella canadese, e vedere un po' anche le differenze tra le due cose e parlare un po' in generale della burocrazia, cosa voglia dire avere a che fare con la burocrazia italiana soprattutto e su come, insomma, questo referendum che in questi giorni sta girando e che avete tempo fino al 30 settembre, non so se io riuscirò a pubblicare questo video entro il 30 settembre per firmare, se sono raggiunte le firme che si dovevano raggiungere, quindi speriamo che effettivamente possa portare qualcosa di bello. Detto ciò, se siete nuovi qui, ciao, io sono Doina e benvenuti su questo canale dove parliamo un po' di tutto. Io questo canale l'ho iniziato parlando del Canada, poi ho continuato con le cose, insomma, man mano che la mia vita evolveva anche questo canale. L'ho ripreso in mano da poco tempo perché per un po' sono stata assente e mi fa molto piacere. Invece mi seguite da sempre, grazie per il supporto. Se volete seguirmi su Instagram, dove sicuramente sono molto più attiva, trovate qui in descrizione il link a tutte le altre cose che ho, come Goodreads, Letterboxd, c'è cioè il mio shop Etsy, codice sconto con la Wild, qualsiasi cosa trovate qui sotto in descrizione. Detto ciò, cominciamo questo video. Come ben sapete, io i video non li scrivo, se vede, lo so che se vede, quindi scusatemi se vado un po' with the flow e scusate se mi perderò nei discorsi come sempre, però diciamo che molto, io, i miei video sono un flusso di pensieri, cioè Joyce Who. Detto ciò, voglio parlarvi un po' di quella che è stata la mia esperienza con la burocrazia italiana versus quella canadese e un po' anche dell'ego dell'italiano medio per quanto riguarda il passaporto italiano, e ci arriveremo un po' più avanti perché poi vi parlerò anche di tutta una serie di commenti che ho ricevuto nella mia vita e che tuttora ricevo, e soprattutto che sono esplose ancora di più il momento in cui ho pubblicato un video sulla Moldavia l'anno scorso su Instagram, ma ci arriviamo più tardi. Allora, primissima cosa, io sono arrivata, per chi non lo sapesse, io sono nata in Moldavia, sono arrivata in Italia che avevo quasi 12 anni, quindi io principalmente ho iniziato dalla seconda media a studiare in Italia, quindi ho fatto medie, superiori, triennali in Italia, poi sono venuta in Canada per la magistrale. Per chi non avesse mai avuto a che fare con la burocrazia italiana, good for you, soprattutto per la questione cittadinanza, fate conto che i miei genitori sono partiti per l'Italia nel 2000. E io per 3 anni non li ho visti perché giustamente loro volevano essere in regola prima di portarmi in Italia anche a me. Quindi hanno avuto, diciamo, questo privilegio di poter aspettare, hanno avuto persone di fiducia con cui lasciarmi, insomma, per ben 3 anni. È stato un po' traumatico, posso dire. E poi mi hanno portata in Italia appunto nel 2004 perché loro pensavano che sarebbero andato un paio di anni e poi sarebbero tornati in Moldavia, così non è successo. Un po' come succede, credo, a tantissime persone che lasciano il proprio paese, soprattutto per lavoro. E dicono: vabbè, vado per qualche anno, faccio un po' di soldi, torno a casa. Poi non è stato così. Quindi hanno deciso di portarmi con loro perché, insomma, la distanza per loro non era più fattibile. Anche io onestamente non stavo più bene più di tanto da sola così. Io vivo con mia nonna e con la sorella di mio papà, che comunque abbiamo 3 anni di differenza, quindi insomma avevo comunque un ambiente abbastanza buono, però comunque giustamente un bambino vuole stare con i propri genitori e su questo non ci piove. Quindi io nel 2004 sono arrivata in Italia. Inutile dire che sono arrivata in Italia non sapendo una cazzo di parola in italiano, però la lingua l'ho imparata molto molto in fretta. E per quanto riguarda invece la burocrazia, se non sapete un po', quello che succede è che a un certo punto tu hai il permesso di soggiorno, che è un po' la carta di residenza, insomma, quel documento che ti permette di essere regolare in Italia e di poter anche viaggiare all'estero, anche se tu hai il tuo passaporto moldavo, perché il passaporto moldavo, appunto, non essendo nell'Unione Europea, non è che puoi andare a vivere altrove, così come te pare. Invece col permesso di soggiorno è già più fattibile farlo per qualche mese rispetto a quello che potresti fare solo col passaporto moldavo. È inutile dire che il passaporto moldavo, oltretutto, ha tante limitazioni perché per tanti paesi hai bisogno dei visti di entrata. Persino quando sono venuta in Canada, io ho avuto bisogno del mio visto studi, ok?
normale, tutte le persone che vengono a studiare hanno bisogno di quello, però io, a parte a quello, ho avuto bisogno anche del visto di entrata, nonostante avessi già il visto di studio. Vabbè, questo per farvi capire, insomma, la grande potenza del passaporto moldavo. Però, sono arrivata in Canada con quel passaporto che tanti definiscono sfigato. Sfigati sarete voi. Detto ciò, quando sono arrivata in punto in Italia c'era il permesso di soggiorno che dopo tot anni, non mi ricordo dopo quanto tempo, diventa illimitato se tu ovviamente rientri nei requirements eccetera eccetera, però mi ricordo che insomma per un bel po' di anni, almeno 4 anni da quel che mi ricordo bene, ogni anno bisognava andare a rinnovare questo permesso ed era un processo molto ansioso perché non potevano rifiutarti proprio sul nulla, quindi era sempre ansiosa come cosa, dovevi andare molto presto in questura perché dovevi fare la fila, quindi io mi svegliavo molto spesso alle 4 al mattino, dovevo andare a stare in fila con mia mamma o con mio papà perché dipendeva con chi dovevo andare a fare questo rinnovo. Ovviamente io al tempo già conoscevo di più la lingua, quindi molto spesso andavo lì, facevo pure da traduttrice perché purtroppo le persone che lavorano in questura non sono simpatiche, non sono assolutamente simpatiche, soprattutto verso le persone che magari non capiscono la lingua, non captano subito le cose che stanno dicendo, quindi molto spesso mi sono ritrovata a fare io il dialogo tra me e mia mamma e la persona che era lì, perché quelli non avevano pazienza, non perché mia madre è stupida, non sa l'italiano, i miei genitori parlano benissimo italiano, hanno un accento per carità rispetto a me, però io ho anche studiato, cioè a differenza dei miei genitori che hanno solo lavorato, io ho studiato, quindi è molto diversa la mia esperienza dalla loro. Quindi diciamo che già lì parti un po' con tutte queste cose in cui devi crescere già da piccolo, devi crescere subito perché devi fare queste cose e devi iniziare a capire proprio come funzionano queste cose. Quindi ero molto deep down nella burocrazia italiana. Poi a un certo punto, credo che avevo 16 o 17 anni, non mi ricordo bene, il permesso di soggiorno siamo riusciti ad averlo illimitato. Una volta che tu hai il permesso di soggiorno illimitato, puoi star tranquillo che finché non devi richiedere la cittadinanza non devi fare più niente. Questa è una cosa bellissima. Per quanto riguarda la cittadinanza, devi avere 10 anni di residenza e io sono riuscita a fare domanda solo dopo 11 anni che ero già in Italia, perché il primo anno in cui ero in Italia, a quanto pare, i miei non mi ricordo se è successo qualcosa che non mi hanno messo subito alla residenza o se sono dimenticati, avranno avuto i loro problemi, insomma, quindi ho dovuto aspettare 11 anni prima di effettivamente dire ho 10 anni di residenza, perché c'era il primo anno in cui ero qua che non risultava. E quindi già questo allunga i tempi, perché comunque 10 anni di residenza sono veramente tanti. Quindi io ho fatto domanda proprio nel momento in cui dovevo partire per il Canada ad andare a studiare al magistrale, quindi fate conto che i miei 10 anni di residenza sono stati tutti gli anni che io ho studiato in Italia. E come ho detto, per andare in Canada il mio passaporto non c'entrava che tu fossi italiano, moldavo, francese, magari i francesi hanno già più benefici di me, però ecco, il passaporto per andare in Canada non c'entrava, a loro non frega un cazzo da dove tu vieni, devi fare comunque la burocrazia come tutti, e che è una cosa positiva. Invece in Italia diciamo che comunque io sono partita per il Canada che avevo tipo 22 anni se non mi sbaglio, quindi diciamo che fino a 22 anni io per esempio non sono mai stata a Londra, perché comunque andare in UK con il mio passaporto moldavo avevo bisogno di un visto, quindi non potevo viaggiare. Per andare in Erasmus sono potuta stare solo 5 mesi e non di più, anche se magari c'era la possibilità di stare un anno, perché anche se il paese era in Europa, io ero residente in Italia, comunque avevi bisogno a un certo punto di un visto per poter stare più a lungo. E quindi diciamo già questo ti toglie tanto nella vita, non che tipo fosse così importante andare a Londra, però comunque ti toglie quella parte in cui sai che non puoi viaggiare verso certe destinazioni perché avrai sempre bisogno del visto. È una rottura di coglioni. Anche quando sono arrivata in Canada non sono potuta andare negli Stati Uniti finché non ho preso effettivamente la cittadinanza italiana, perché avevo bisogno del visto ed è una cosa super complicata, perché appunto il passaporto moldavo purtroppo è un passaporto considerato debole, quindi c'hai tante limitazioni, per esempio anche il pensiero di andare a studiare in Europa, perché tanta gente mi dice perché cazzo sei andata a studiare in Canada, e io dico ok, però per esempio in Europa se una persona europea può andare a studiare dappertutto magari pagando niente alcune università, non era il mio caso perché io purtroppo non ero europea. E insomma ci sono tante limitazioni, non so, partecipare agli internship dell'Unione Europea non lo puoi fare se non sei europeo, quindi sono tante cose che ti limitano e ti tolgono tante possibilità nella vita. E una volta che prendi la cittadinanza, se sei fortunato e la prendi, io l'ho presa che avevo ormai tipo 27 anni se non mi sbaglio, 26 forse, avevo 26 anni, avevo quasi 26 anni.
basta, sei troppo vecchia per fare certe cose, quindi questo ha limitato molto, diciamo, le possibilità che io, di cui non ho potuto approfittare, insomma, poi non mi è andata male, la cittadinanza l'ho presa lo stesso, ho potuto comunque fare tante altre cose dopo che ho preso la cittadinanza, però in quell'età giovanile in cui potresti fare tante cose, non ho potuto farle a causa del mio passaporto. E tante persone non comprendono quanto sia difficile effettivamente crescere con un passaporto del genere, perché una cosa è se io fossi rimasta in Moldavia, sono nel mio paese col mio passaportino e va bene, nessuno mi dice niente, nessuno osa dirmi hai un passaporto di merda, invece vivendo in Italia, crescendo in Italia, vedendo le possibilità che gli altri hanno rispetto a te, quando anche tu potresti fare quelle cose, ma quello che ti impedisce è la burocrazia di merda, lì fa male. Insomma, io la cittadinanza italiana l'ho presa, che avevo appunto 26 anni se non mi sbaglio, mi sa che era il 2018 o il 2000, sì, 2018 se non mi sbaglio, quindi stavo per compiere 26 anni. E per carità, non è che ha cambiato qualcosa nella mia vita, sì, sono andata a Londra, sono andata in Nuova Zelanda senza problemi, perché giustamente il passaporto italiano, hai bisogno comunque di un visto d'entrata in Nuova Zelanda, ma perché tanti paesi ne hanno bisogno, ma se avessi avuto quello moldavo non sarei potuta andare in Nuova Zelanda, per esempio, per il mio viaggio nella luna di miele, sono potuta andare negli Stati Uniti, eccetera eccetera, però per esempio per fare i documenti qui, per diventare cittadina qui in Canada, io ho sempre usato il mio passaporto moldavo, tranne quando era il momento di fare la domanda di cittadinanza, quando ormai avevo passato i miei mesi di PR, che adesso vi spiegherò un po' come funziona brevemente. Ho usato quello italiano perché quello moldavo era già scaduto, quindi ho dovuto cambiare passaporto, e visto che ce l'avevo, allora non cambiava assolutamente niente, perché per comunque nel passaporto canadese mettono sempre che sei dove sei nato, non la seconda cittadinanza, quindi a prescindere, a loro interessava il posto in cui sono nata, non la mia seconda cittadinanza, che era quella italiana. In Canada invece sono riuscita a prendere la cittadinanza dopo 7 anni circa, 7 anni e mezzo forse, quindi metà del tempo di quella che ci sono messo per fare quella italiana, perché quella italiana effettivamente l'ho avuta in 15 anni, sì, una cosa del genere, 14 anni, vabbè, 14 anni. E perché le tempistiche sono state molto lunghe, cioè dal momento in cui ho fatto domanda fino al momento in cui ho ricevuto la cittadinanza sono passati quasi 3 anni. E so che alla mia migliore amica, ma anche ai miei genitori, è andata peggio, perché hanno fatto domanda dopo, quando c'è stato tipo una nuova legge con Salvini, credo, in cui dovevi aspettare minimo 4 anni, una cosa del genere, quindi a me era pure andata bene, e era anche il momento in cui i passaporti li facevano così, cioè proprio andavi un giorno in questura, facevi domanda e te lo davano così, invece so che adesso i miei genitori hanno dovuto prendere appuntamento tipo 6 mesi prima, una cosa ridicola. Quindi invece quella canadese è stata abbastanza facile, nel senso la burocrazia in Canada è molto complicata e devi essere molto preciso, ed è stata la burocrazia che io ho affrontato da sola per la prima volta, perché quella italiana, bene o male, comunque i miei genitori erano quelli che si occupavano maggiormente delle cose. Invece qui ho dovuto occuparmi da sola di tante cose, e il malloppo per fare la domanda di residenza permanente era un malloppo così terribile. E non è stato facile, è stato anche abbastanza costoso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e sono contenta di aver avuto la pazienza di aspettare la cittadinanza canadese, perché mi sono detta, you know what, non si sa mai nella vita, è bene prenderla, visto che sono così tanti anni che sono in Canada, perché non dovrei prenderla. Poi sì, è chiaro che per me la cittadinanza canadese ha solo un valore burocratico rispetto a quella italiana, per la quale invece io ci tenevo veramente tanto ad averla, perché io sono cresciuta in Italia, comunque se qualcuno mi chiede ti senti italiana, dico di sì, perché io ci sono cresciuta, comunque è quella che io considero la mia cultura, nonostante comunque io sia nata in Moldavia, però la Moldavia lo sento meno il mio paese. Ma poi queste sono anche problematiche che sono arrivate vivendo in Italia, cioè quella di rinnegare un po' la Moldavia, anche un po' per cose di cui vi parlerò alla fine di questo video, quando vi parlerò del video che ho fatto sulla Moldavia l'anno scorso, che è andato virale. Quindi detto ciò, insomma, io alla fine adesso ho 3 cittadinanze, sì, posso avere 3 cittadinanze, perché dipende da quali paesi, quali sono le licenze dei tuoi paesi. Per esempio il Canada credo abbia un limite che non puoi avere quella americana e quella canadese, una cosa del genere, e la Moldavia ha il limite che non puoi avere quella ucraina, ma quello non è il mio caso, quindi alla fine io 3 cittadinanze le posso avere tranquillamente. Detto ciò, tantissime persone che non hanno avuto sbatti, che io conosco, che per aspettare la cittadinanza italiana effettivamente hanno fatto quella rumena, perché da Moldavi credo ci siano degli accordi con la Romania, quindi tu puoi avere la cittadinanza rumena se vuoi, solo che io non ho voluto questa cosa. Io so che se avessi preso la cittadinanza rumena, tantissime delle occasioni di cui vi parlavo prima le avrei potute avere, perché è una cittadinanza europea, ma io non volevo, io ho detto io voglio la cittadinanza italiana, perché effettivamente è la cittadinanza che a me interessa avere,
non perché è un passaporto d'oro, ma perché io sono cresciuta in Italia, mi sento italiana, quindi voglio il passaporto italiano, non voglio quello rumeno giusto per farlo. Quindi tantissime persone hanno fatto questo, anche i miei genitori hanno deciso alla fine di aspettare quella italiana, perché hanno detto, beh sì, cioè non abbiamo, non cambia niente a noi, loro avevano comunque il permesso di soggiorno illimitato, non costava niente a loro, ti costa il fatto che non puoi votare, però i tempi sono lunghi e quindi questa è una cosa fastidiosa. Detto ciò, invece, adesso parliamo un po' di alcuni commenti che io ho ricevuto nella mia vita per quanto riguarda la cittadinanza italiana e quando si parla di cittadinanza e la voglia, insomma, di cambiare le regole per questa cittadinanza, perché i tempi sono molto lunghi e molto spesso appunto ci sono magari requisiti che cambiano e non è facile. Prima di tutto c'è gente che pensa che la gente si prende la cittadinanza dopo 2 giorni che sono arrivati in Italia, raga, e credo che l'Italia sia il paese con più attesa per la cittadinanza da quel che io ho visto. E forse solo gli Stati Uniti hanno una burocrazia peggiore dell'Italia, perché non è possibile. E per me la gente che parla di come se la gente volesse il passaporto italiano giusto per fare il figo, cioè non è così. C'è gente che vive decenni in Italia, non hanno ancora la cittadinanza, non possono votare, rimangono comunque degli stranieri agli occhi di tutti, persino io che ho già la cittadinanza da tutti questi anni e comunque mi sono integrata molto bene, sono comunque bianca, comunque parlo bene l'italiano. Comunque per loro non sarò mai abbastanza italiana, perché giustamente non sono neanche nata in Italia, non sono italiana vera, perché i miei genitori non sono italiani. Poi la questione che se nasci in Italia da genitori stranieri tu non hai la cittadinanza subito, per me è una cosa che è veramente ridicola, limite del ridicolo. Il fatto che tu devi aspettare tutti quegli anni per fare domanda, vabbè, insomma, lasciamo stare, questi sono discorsi che insomma la gente non capisce. Cioè la gente che non ha mai avuto a che fare con una burocrazia nella loro vita devono stare muti. Quindi detto ciò, quando si parla del passaporto, magnifico passaporto italiano, proprio ieri ho avuto una discussione nei miei messaggi privati ma anche su Twitter, che ho mutato poi il tweet a un certo punto perché ho detto siete ridicoli, perché arrivano i razzistelli prontissimi. È il fatto che la gente dice sì, però il passaporto italiano è proprio uno dei migliori passaporti del mondo, quindi cioè, non è che possiamo darlo proprio a chiunque, ma tesoro mio, stiamo parlando di persone che vivono in Italia, lavorano, pagano le loro tasse, studiano, e tu dici chi cazzo se la merita questa cittadinanza, se la merita Ariana Grande perché c'ha la bisnonna, ma tutto bene a casa. A me questi discorsi fanno veramente incazzare, perché trattano questo passaporto italiano come se fosse oro colato, quando è semplicemente un passaporto europeo. Sì, ovvio che rispetto a quello moldavo il passaporto italiano è molto più forte e molto più figo, però rimane che it's not that deep, it's fucking not that deep. Quindi detto ciò, mi fa molto ridere quando si parla di questa preziosità e di chi se lo merita, perché per loro una persona che nasce in Italia ma non ha genitori italiani non se la merita, una persona che vive in Italia per 20-30 anni non se la merita, ma una persona che ha il nonnetto, bisnonnetto, trisnonnetto, quella se la merita, anche se non sbiccia una parola di italiano, non sa un cazzo dell'Italia, al massimo sanno dire mozzarella, pizza. Ma tutto bene, cioè, ma veramente fate? Cioè, questi sono i vostri requisiti per essere italiani? Detto ciò, il mio commento preferito nella vita è stato quello in cui, quando io mettevo in mezzo la cittadinanza canadese, perché appunto è stato un parto anche la cittadinanza canadese, è chiaro raga, io sono la hater numero uno del Canada, ok? Io non voglio parlare bene del Canada, ok? Però per quanto riguarda la burocrazia, loro effettivamente sono severi, sono molto precisini, però le cose vanno fatte e rispettano sempre le tempistiche. Quindi quando metto in mezzo il fatto che io la cittadinanza canadese l'ho presa in metà del tempo di quello che mi è costato prendere quella italiana, la gente dice, se non avessi avuto il passaporto italiano non te l'avrebbero mai dato quella canadese, come se effettivamente ai canadesi interessasse se io fossi moldava o italiana, perché no? Come ho già detto prima, tutte le cose che io ho fatto qui in Canada l'ho fatto col mio bellissimo passaporto blu, che adesso purtroppo è diventato rosso, ma io ce l'ho ancora blu perché è scaduto, devo rinnovarlo. L'ho fatto col mio passaporto moldavo. Tutto, solo il momento in cui mi hanno detto puoi fare la domanda di cittadinanza, e la domanda di cittadinanza è durata pochissimo, è stata una cosa di 7 mesi, lì ho dovuto dare il mio passaporto italiano, perché ho detto quello moldavo è scaduto, non ci ho sbatti di rinnovarlo, e quindi vi do questo italiano. Allora hanno detto a noi non ce ne può fotter di meno di quello che ci stai dando, ci serve solo un documento, fine, perché comunque qui c'ho la carta d'identità, c'ho la carta sanitaria, c'ho la patente, insomma c'ho tutte le cose canadesi, quindi allora il passaporto era solo un documento di viaggio e basta. Quindi alla fine no, la cittadinanza italiana non mi ha dato assolutamente un cazzo per il Canada,
Niente, assolutamente un cazzo, perché io l'ho presa comunque in un momento in cui la mia domanda di residenza permanente è stata già fatta, io stavo solo aspettando e quindi tutto è stato fatto col mio passaporto moldavo. Quindi a me dà molto fastidio che le persone pensano che se le occasioni ci sono arrivate è stato grazie al passaporto italiano. Sì, quello che ci ho messo 14 anni per averlo, please, shut the fuck up. Adesso, raga, vi farò ascoltare il video che io ho fatto l'anno scorso sulla Moldavia, che è andato virale, e vi parlerò un po' di commenti che ho ricevuto su questo video, anche per farvi un po' capire su come effettivamente ci sia troppa intolleranza in Italia, raga, mi spiace dirlo. E parlo bene del Canada in questo video, ok? I know, I know, I know. I'm a hater, però quando il credits are due, lo darò. Cioè, quando effettivamente ci sono state delle cose che il Canada mi ha aiutato a capire, soprattutto di me stessa, è giusto dare i credits, purtroppo. E questo è uno di quei video. Io questo video l'ho fatto veramente dal cuore, non è stata una cosa programmata, cose semplicemente. Avevo scritto questo testo in un momento in cui mi sono sentita, non lo so, pronta a riaccogliere la mia, diciamo, eredità moldava che avevo rinnegato per così tanto tempo e quindi ero pronta a metterlo su Instagram. Non pensavo che questo video sarebbe arrivato a così tante persone. Ci sono stati commenti dolcissimi, veramente carinissimi, ma ci sono stati tantissimi altri commenti veramente schifosi. Quindi io adesso vi faccio sentire il video in modo che voi capiate, insomma, il contesto, perché non voglio dire solo un riassunto, voglio che sentiate le mie parole e poi ne parleremo insieme, perché ci tengo molto che in questo video, in cui si parla di cittadinanza, di merito, di cose, ci sia effettivamente questa cosa. Sono arrivata in Italia all'età di 12 anni e fino ad allora non mi sono mai vergognata delle mie tradizioni, della mia lingua, del mio paese o del cibo. L'Italia però mi ha fatto diventare intollerante verso il mio stesso paese. Non dicevo mai di venire dalla Moldavia, a meno che non mi venisse chiesto per via del nome e la facilità con cui potevo passare tranquillamente per italiana e ciò che mi ha portato sempre a dire sono italiana, evitando la discussione sulla Moldavia. 8 anni fa però sono arrivata in Canada. Pensavo di trovare la stessa intolleranza trovata quando ero piccola, ma col tempo ho capito che non era così e la mia bambina interiore ha iniziato a guarire. La facilità in cui ho iniziato a mostrare le foto in bianco e nero, le foto con i tappeti sui muri, le foto con le tavole piene di cibo. Le foto in cui anche la povertà si percepiva, ma allo stesso tempo c'erano solo persone che sorridevano. Ho ricominciato di nuovo a parlare della lingua, a parlare dei momenti in cui si faceva il vino calpestando l'uva, i momenti in cui correvo dietro agli animaletti di mia nonna e a fare anche le ricette che una volta mia nonna faceva per me o anche i miei genitori, che anche loro col tempo hanno un po' perso il gusto di casa. Non sento più quasi nessun posto come casa, però i profumi dell'infanzia aiutano un po' a sentirsi meglio. Allora, questo è stato il video che ho fatto e poi ho lasciato una mega descrizione in cui ho comunque parlato di come i primi anni non sono stati facili, il fatto che comunque ero una bambina molto timida, sono stata bullizzata, cose che io ai miei genitori non ho mai detto fino a pochi anni fa, perché insomma, diciamo che anche sta roba di venire in Italia, di vedere un po' le difficoltà dei miei genitori, di quanto fosse difficile anche per loro, non solo per me, mi ha portata a maturare anche quella parte di dire: non posso tipo appesantirli anche con i miei problemi, e questo mi ha portato a essere insomma molto silenziosa. Dovrei andare in terapia dopo, problemi di rabbia, mio bello. Quindi cioè, ho parlato di questa cosa, come avete sentito dalle mie parole, quello che io volevo dire è il fatto che ultimamente, ovvero questo è un video dell'estate scorsa, mi sono avvicinata alla Moldavia, alle tradizioni, al cibo, senza vergognarmene, proprio perché qui era facile dire sono italiana, nessuno avrebbe detto no, non lo sei, perché insomma dicevo Doina, il nome Doina potrebbe essere qualunque cosa, e capivano che non ero canadese, ma nel senso sì, io dicevo italiana, allora non cambiavo, finché insomma quando dicevo che sapevo il rumeno, parlavo, cioè ho detto ah sì, perché sono nata in Moldavia, ma poi sono venuta in Italia, bla bla bla, quindi loro dicono: oh, ok, che bello, che fico, bla bla, oddio, quanti paesi che hai cambiato, insomma, cioè non c'era mai questo discorso di oh, la Moldavia, cioè al massimo potrebbero essere delle persone che non conoscessero, cioè tipo, ah, oh, oddio, ma dov'è questo paese, perché effettivamente, vabbè. Quindi sicuramente qua ha aiutato molto riconnettermi insomma con la lingua, con le tradizioni, con le cose, senza vergognarmi, anche quando ho portato lui la prima volta in Italia per Natale,
cioè, avevo un po' di ansia perché comunque i nostri Natali sono molto Moldavian style, quindi ero tipo, mio Dio, adesso questi mi faranno vergognare. E in realtà no, lui si è divertito tanto perché è una persona che insomma accoglie qualsiasi cosa bene, cioè non è tipo, mio Dio, che schifo. E invece in Italia, come sapete, cioè comunque l'Europa dell'Est era molto conosciuta perché insomma, tua madre fa la badante, ah, il paese dei badanti, il paese delle persone, delle pulizie, queste cose qua. Quindi questo ti portava insomma a essere un po' self-conscious delle cose e anche a vergognarti un po' magari di quello che facevano i tuoi genitori, perché magari i tuoi genitori non erano avvocati, non erano, non facevano i lavori fighi, eccetera. Ma questo è perché sei piccolo, cioè è ovvio che queste cose sono normale a quell'età, se qualcuno te lo dice, tu ci credi. Adesso non mi oserei mai dire una cosa del genere perché è veramente un pensiero stupido e infantile, come dico, quando sei bambino ci sta. Ma poi un bambino che dice queste cose perché palesemente a casa ci sono questi discorsi, perché un bambino non si inventa questo genere di discorsi senza averlo sentito da qualcun altro. Oltretutto, io e i miei genitori sono persone laureate, semplicemente quando arrivi in Italia le lauree non ti vengono riconosciute. I miei ovviamente tuttora dicono che si sono pentiti molto di non essere andati a studiare subito, di aver fatto qualcos'altro e abbiano dovuto continuare a fare questo lavoro, ma allo stesso tempo, cioè non oserei mai vergognarmi di quello che fanno i miei genitori perché non c'è nessun motivo di vergogna. Persino loro, ovviamente loro si sentono male perché dicono abbiamo studiato, in Moldavia avevamo un lavoro dove eravamo persone rispettate, invece in Italia diventi quello che devi dire sì a tutto e devi ringraziare e devi pure baciare i piedi. Ovviamente i miei genitori per fortuna hanno sempre avuto a che fare con moltissime persone veramente gentili e carine, quindi non hanno mai sofferto questa parte, diciamo, anche un po' intollerante, razzistella. Ovvio che ci sono stati dei momenti, però bene o male hanno sempre trovato delle persone molto brave che hanno sostenuto anche me in tutto, che sono felici dei miei traguardi e tutto quanto, quindi è bello vedere perché comunque giustamente, cioè, i tuoi genitori sono persone rispettate da tutti, nonostante non siano il CEO della compagnia, e questa è una cosa molto bella perché, cioè, ovvio, lo so, sono i miei genitori, so che tipo sono brave persone. Quindi è quello che è stata la cosa difficile per me in Italia, cioè vivere con questa mentalità in cui dovevi vergognarti di qualsiasi cosa tu facessi e quello che eri. Cioè io mi ricordo che i miei genitori mi compravano i vestiti e cercavano di risparmiare dove potevano, quindi magari non ero la più fashionista della classe, non avevo le cose che andavano di moda in quel tempo, sapete, le cose con Didi oppure le Onyx, quelle cose lì, ma avevo cose comprate al mercato, robe regalate da altre persone, eccetera. E non l'ho mai vista come una cosa del tipo, Dio, sono povera. Cioè, non siamo mai stati poveri, nel senso, io ho sempre avuto un tetto sulla testa e ho avuto sempre cibo sul tavolo, quindi non mi sono mai sentita povera. Magari mi sentivo in svantaggio rispetto ad altre persone, ma questo non c'entrava niente, cioè non mi sono mai sentita da dire oh my god, cioè sì, siamo cresciuti comunque in cui sapevo che i miei volevano risparmiare su tante cose e io non ero una persona viziata che, oh, io voglio questo, voglio questo, voglio questo, quindi ho capito fin da piccola, insomma, che si doveva vivere in un certo modo rispetto alle persone che conoscevo. Quindi ovvio che magari c'era un po' la vergogna di invitare le persone a casa tua, oppure c'era la vergogna di non poter magari andare in vacanze super fighe o di non poter partecipare a tutte le gite scolastiche. Quindi, ma questa cosa non mi è mai pesata, onestamente, cioè non l'ho mai visto come un peso perché poi i miei genitori sono riusciti ad aiutarmi a venire in Canada, ad aiutarmi con l'università e con tantissime altre cose, e questo è stato anche grazie al fatto che sono riuscita a risparmiare proprio in un momento in cui io, cioè, non avevo bisogno di lussi, di cose, di vacanzette. Cioè, la mia vacanza preferita era veramente ogni estate andare in Moldavia e a me bastava. Per i miei compagni non era la cosa più fica perché dicevano, Dio, chissà dove va questa, cioè, senza elettricità da qualche parte. Quando in realtà per me l'estate in Moldavia era la cosa che io volevo e fare e basta. Scusate, mi sto dilungando, ma volevo dire che sotto questo video, a parte i commenti ovviamente super dolci, super carini, di persone che insomma hanno detto mi dispiace tanto che tu sia passato in questa cosa, che tu abbia subito queste cose, bla bla bla. Io ripeto sempre, comunque io sono una persona bianca, sicuramente ho subito molte meno cose rispetto a una persona POC, quindi io comunque sono nel mio, anche se
nell'intolleranza che ho subito sono comunque dalla parte più privilegiata rispetto agli altri. Ciò non toglie che comunque queste cose le ho subite, e passare queste cose quando sei piccolo non è proprio la cosa più bella che ti possa capitare, perché comunque ti porta traumi, ti porta tante cose. E quindi io, insomma, quando sono andata in terapia ho dovuto lavorare su tanti di questi aspetti, perché comunque subire bullismo, avere tutti questi commenti sulla tua lingua, sul tuo paese, sui tuoi vestiti, ti porta insomma ad avere veramente il picco dell'autostima proprio sotto i piedi, e tante altre cose connesse di cui non stiamo qui a parlare. E sotto questo video ci sono stati tantissimi commenti che mi hanno irritato, soprattutto quelli che dicevano che io devo ringraziare l'Italia, che se io ho tutte le cose che io ho in questo momento è grazie all'Italia, al che io ho detto mi spiace, ma no, tutte le cose che io sono riuscita a fare anche qui in Canada è grazie a me e grazie ai miei genitori che mi hanno sostenuto, a loro che hanno lavorato e hanno fatto comunque lavori più umili rispetto a quello che avrebbero potuto fare rimanendo in Moldavia o magari continuando a studiare, eccetera. Allora hanno investito su di me, sulla mia carriera universitaria, sul mio futuro. Quindi no, non è grazie all'Italia, è grazie ai miei genitori che hanno deciso di lasciare il loro paese e di venire in Italia. Cioè, i miei genitori comunque hanno vissuto pure per strada, ok, i primi tempi, hanno fatto dei lavori terribili, hanno fatto le badanti a delle persone veramente difficili da gestire. E anche psicologicamente i miei genitori avrebbero bisogno di tanta terapia, avrebbero bisogno veramente di una vacanza di 5 anni, quindi no, non è assolutamente grazie all'Italia, non ho assolutamente intenzione di dire grazie Italia, soprattutto sapendo come mi sono stati trattati molto spesso, ma come sono stata trattata anche io. E ripeto, io sono stata palesemente trattata meglio perché non ho un accento, non si vede subito che non sono italiana, bla 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 bla, invece i miei hanno subito molte cose peggiori. Quindi no, non ringrazio un cazzo, assolutamente grazie al cazzo proprio niente. Altri commenti proprio sul passaporto, che se io non avessi avuto il passaporto italiano non sarei andata da nessuna parte. E ripeto, io sono venuta in Canada col mio bellissimo passaporto blu moldavo e basta, quindi sono riuscita ad arrivare qui grazie al passaporto moldavo e grazie ai miei genitori che mi hanno aiutato a potermi effettivamente permettersi di potermi inviare oltre oceano e mantenermi insomma per il primo periodo, prima che io trovassi un lavoro, prima che insomma facessi tutte queste cose. Quindi no, non ringrazio proprio assolutamente un cazzo, assolutamente zero. Poi ci sono stati altri commenti poco veramente razzisti, ma proprio cose che lasciamo stare, cioè non ho intenzione di ripetere queste parole di merda, ma ci sono state cose che mi hanno fatto tanto male, perché comunque si vede proprio l'intolleranza e si vede proprio il fatto di non riconoscere che solo perché tu sei una persona decente e non fai questi commenti alle persone straniere o non hai mai visto qualcuno subire questo, allora significa che nessuno ha mai subito niente di tutto ciò. Cioè, persone che mi hanno detto no vabbè, ma io in classe vivo di bambini stranieri, ma non c'è nessuno, è mai stato trattato così, c'è nessuno. Raga, io sono stata bullizzata e i professori sapevano, cioè ok, hanno assistito svariate volte a io che vengo bullizzata e non hanno mai fatto nulla. Quindi capite che la mia fiducia nel sistema è sparito a 12 anni, ed è terribile che tu a 12 anni non hai più fiducia negli adulti, è una cosa schifosissima. Quindi no, solo perché tu non conosci persone che non hanno subito ciò che ho subito io, non significa che nessuno l'abbia fatto. E proprio perché una persona ne parla, significa che dovreste stare zitti e ascoltare. Perché è un po' tutto il discorso del not all men, no? Cioè, quando tu ci tengono a dire not all men, sì, not all men, ma in qualche modo sempre un man, cioè, è quello il punto. Quindi è quello, cioè imparate per favore ad ascoltare quando una persona racconta la propria esperienza, per quanto voi possiate tenere al vostro paese, per quanto possiate esserne orgogliosi del vostro paese, capiate che c'è un problema di fondo. Comunque basta vedere insomma chi abbiamo al governo in questo momento, ok? Quindi se le nuove generazioni stanno diventando più intelligenti, stanno diventando più normali, è un bene, ma meno male direi. Però questo non toglie che 20 anni fa in Italia c'era questo, ma adesso io penso che sia anche peggio, cioè in realtà. Oltretutto qualcuno, il commento che mi ha fatto più ridere, poi chiudo questo video perché vi giuro, credo di aver fatto un video di un'ora, è stato quello in cui mi è stato detto, beh vabbè, ma adesso, ovvio che adesso tu pensi alla Moldavia come una cosa bella, perché ti stai riconnettendo le tue roots, insomma, perché comunque eri una bambina, adesso sei cresciuta, sei maturata, hai capito che quelle cose erano stupide. Faccio, scusami,
Ma perché una bambina di 12 anni dovrebbe iniziare a odiare il proprio paese, le proprie tradizioni? Cioè, io fino ad arrivare in Italia, io ero molto felice nel mio paese, amavo la Moldavia, ma anche quando sono arrivata in Italia, io ci ho messo tanti anni prima di abituarmi all'Italia, ci ho messo veramente tanti tanti anni, tanto che a 16 anni io ero pronta per tornarmene in Moldavia e dire, vi prego, fatemi tornare in Moldavia, fatemi finire il liceo lì, non ne voglio sentire parlare, eccetera. Cioè, no. Perché io ho iniziato ad avere questa intolleranza verso il mio paese perché c'erano persone che mi dicevano che dovevo avere questo, persone che mi dicevano il tuo paese è povero, il tuo paese è schifoso, tu sei povera, tu fai schifo, tornate nel tuo paese e queste cose qua. Quindi una bambina di 12 anni che si sente dire queste cose, cioè automaticamente inizia a provare magari. Magari non dico ribrezzo, però inizia a provare un po' di oh mio Dio, non mi viene la parola. Cioè inizia a provare un po' di sentimenti negativi sia nei confronti del suo paese, perché dice magari il problema è quello, sia nei confronti magari anche dei tuoi genitori che ti hanno portata in Italia e tu devi subire queste cose. E come ho detto, l'errore è stato anche mio, che io con i miei genitori non ne ho mai parlato. Però, raga, tu voi non potete capire quanto sarebbe stato ancora peggio se i miei genitori avessero scoperto queste cose, perché io so che mio padre non li avrebbe fatto passare liscio queste cose, anche perché tanta gente ha trattato i miei genitori come dei deficienti, al liceo incluso, tantissimi professori parlavano con i miei genitori come se fossero gli ultimi scemi del villaggio, quindi ecco perché io i miei genitori in qualche modo li ho voluti sempre proteggere e non dire loro tutto, cioè non dire tutte le cose che sono successe. Poi a un certo punto ho detto delle cose col tempo, ma veramente dopo tanti anni, perché per me, sapevo, vedevo già i miei genitori che erano stressati, che erano stanchi dal lavoro, che erano pieni del lavoro che facevano, delle persone con cui lavoravano. Ci mancava solo di dire, ah, sono una bullizzata. Quindi diciamo che anche questo mi ha fatto un po' crescere in anticipo e a cercare di essere la persona indipendente che sono rimasta, perché per me adesso è molto difficile accettare l'aiuto di qualcuno, proprio perché io sono cresciuta così. Quindi per me dipendere da qualcuno è una cosa che non funziona col mio carattere. E persino adesso che sono sposata, lo so che è una cosa ridicola, però anche adesso io mi sento molto spesso un peso se devo, ho bisogno di un periodo in cui, appunto, io adesso, non so, non lavoro, mi sto concentrando sui miei esami dell'università per il PhD, ed è lui che si occupa di tante altre spese e io mi sento in colpa e lui mi dice: ma che cazzo stai a dire? Cioè, nel senso, siamo sposati, io ho avuto il cancro, te ne sei occupata tu, adesso è il mio turno di aiutare te mentre stai facendo questa cosa importante. Insomma, quindi è una cosa che è rimasta dall'infanzia, questa, no? Niente, raga, scusate questo video lunghissimo. Se siete arrivati fino alla fine, lasciatemi la bandierina della Moldavia. Sì, c'è tra le emoji. È quella rumena, ma che abbiamo uno stemma super figo in mezzo sulla parte gialla. Quindi niente, grazie mille se qualcuno mi ha ascoltato fino alla fine e ripeto, veramente cercate di essere cercate di essere più gentili con le persone che passano tramite la burocrazia italiana, perché purtroppo non è facile. E in generale con qualcuno che è arrivato in Italia da poco o conoscete o vedete se siete insegnanti, vedete bambini che arrivano appena e non conoscono la lingua, eccetera. Mi raccomando, vi prego, fate del vostro meglio, cercate di essere una generazione migliore di quella che è stata la generazione degli insegnanti del mio tempo. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!